Trovato morto il titolare di un bar di Torino, aveva un coltello nell'addome. Non si esclude nessuna pista, le indagini sono in corso. 500 milioni in più per lo sviluppo del Piemonte e il totale di 1,5 miliardi serviranno per sostenere la ricerca e l'innovazione. Juventus in crisi profonda dopo il KO in Champions contro il Maccabi Haifa. Il presidente Agnelli ha ribadito la fiducia ad Allegri, squadra in ritiro almeno fino al derby di sabato. Il sovraffollamento dei pronto soccorso, la ripresa del Covid, le barelle nei reparti, medici delle cooperative. Ne parliamo con Chiara Rivetti di ANAO Assomed, associazione medici dirigenti. Un saluto a tutti i nostri telespettatori, questo è il nostro TG Piemonte, l'informazione regionale di GRP Televisione. Lo avete sentito anche dai nostri titoli, apriamo con la cronaca e con il titolare di un bar che è stato trovato morto ieri pomeriggio a Torino con un coltello conficcato nell'addome. Sul fatto ora indagano i carabinieri della compagnia San Carlo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino dell'Arma. Non si esclude per ora nessuna pista, i dettagli della vicenda. Un uomo è stato ritrovato morto ieri pomeriggio a Torino con un coltello conficcato nel ventre dietro il bancone del suo bar in via San Secondo 73. Il corpo è stato trovato da una collaboratrice della vittima che non aveva più sue notizie da ore. La donna giunta sul posto si è accorta che la saracinesca del locale era in parte abbassata. Quando è entrata nel bar ha visto il cadavere dell'uomo e ha chiamato il 118. E quando i soccorritori hanno voltato il corpo hanno visto il coltello. Gli investigatori al momento non tralasciano alcuna pista, tra le ipotesi anche quella del gesto volontario. Indagano i carabinieri della compagnia San Carlo e del nucleo investigativo del comando provinciale dell'Arma. Tra le ipotesi quella del gesto estremo. Secondo alcune testimonianze si potrebbe trattare del dramma di un commerciante alle prese con debiti che non riusciva a risanare. Il dramma dentro il dramma. Si attendono ovviamente conferme dagli inquirenti sulla natura del decesso e sulla dinamica dei fatti. Ancora cronaca, ma andiamo a Novara, dove sono in corso proprio in queste ore le indagini per far luce su un ritrovamento di ossa, probabilmente umane, nel territorio del Parco Naturale di Trecate. Vediamo. Macabro ritrovamento a Trecate, in provincia di Novara. Nella mattinata di ieri, un gruppo di cacciatori ha infatti allertato le forze dell'ordine dopo aver trovato delle ossa nell'area boschiva di Bosco Marino, frazione San Martino, in un punto poco distante dal ponte sul fiume Ticino, dove passa la strada statale 11. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novara e la polizia locale che hanno recintato la zona in attesa che siano compiuti tutti i rilievi. Nel frattempo è previsto per oggi l'intervento di una squadra specializzata che raccoglierà prove e rimuoverà i resti. Dalle prime indagini le ossa sembrerebbero umane, probabilmente risalenti a diverso tempo fa, dati che potranno essere confermati solo attraverso analisi specifiche. Le autorità al momento non si sbilanciano e diverse sono le ipotesi al vaglio degli investigatori, come ad esempio che ci sia stato un occultamento di cadavere, che il corpo sia stato trascinato dalle acque del fiume oppure che qualche escursionista sia morto in quel punto. Usura con tassi di interesse annui, pensate fino al 240%, ed estorsione con metodi mafiosi verso commercianti che si trovano in difficoltà economica. La Guardia di Finanza ha così dato esecuzione a ordinanza cautelare in carcere per 8 persone, gravemente sospettate in concorso tra loro dei reati. Tre di loro percepivano il reddito di cittadinanza. Il servizio. Un'ordinanza cautelare in carcere per 8 persone gravemente sospettate in concorso tra di loro dei reati di usura praticata con tassi di interessi annui fino al 240% ed estorsione con metodi mafiosi verso commercianti in difficoltà economica di un mercato rionale di Torino.
Con queste accuse, il comando della Guardia di Finanza torinese ha dato esecuzione all'ordinanza. L'operazione, chiamata Vittoria, è iniziata nel 2020, quando i commercianti, a causa della crisi economica generata dalle restrizioni Covid, hanno avuto prestiti di denaro da una famiglia di origine siciliana e da altre persone a essa collegate, operanti in una specifica area della città, in particolare ai danni dei commercianti del mercato rionale di Piazza della Vittoria. Attraverso pedinamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali e accertamenti condotti dalle fiamme gialle, hanno permesso agli investigatori di raccogliere gravi indizi sulle intimidazioni usate dagli usurai, tali da generare una condizione di grave assoggettamento delle vittime e l'omertà rispetto agli organi inquirenti, tipica del metodo mafioso, conclude la Finanza. È rientrato invece l'allarme scattato questa mattina nell'ufficio postale di via Reis Romoli alla periferia nord di Torino, a causa di una busta contenente una sostanza liquida sospetta che ha provocato nausea ad alcuni dipendenti. Secondo gli accertamenti si trattava di liquido di ricarica per sigarette elettroniche fuoriuscito dalla busta. Sul posto però sono intervenute comunque le ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia. Cambiamo argomento e parliamo di risorse. 500 milioni in più al Piemonte con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea. Il totale fa 1,5 miliardi. Risorse che serviranno a sostenere ricerca, sviluppo e innovazione. Sentiamo come. Al Piemonte arrivano 500 milioni in più con il FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, rispetto alla precedente programmazione. Il totale fa 1,5 miliardi per lo sviluppo del Piemonte. Sono i fondi stanziati con il FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea e che vedono un incremento del 50% rispetto al 2014-2020, quando il fondo valeva 966 milioni. Risorse che serviranno a sostenere ricerca, sviluppo, innovazione, competitività e transizione digitale per le imprese piemontesi con oltre 800 milioni di euro, mentre 475 milioni saranno investiti a favore della transizione ecologica e della mobilità urbana sostenibile con misure specifiche nel campo dell'energia. Altri 140 milioni andranno sui territori per finanziare progetti di sviluppo territoriale delle comunità locali e 20 milioni saranno destinati, in sinergia con il Fondo Sociale Europeo, al finanziamento di infrastrutture di potenziamento delle competenze. Si tratta del coronamento di un lavoro iniziato dal primo giorno del mio insediamento, ha commentato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Partiremo molto velocemente con l'attuazione del FESR, soprattutto per dare risposte concrete a cittadini e imprese rispetto alle difficili sfide che abbiamo di fronte, sia dal punto di vista della ripresa economica, sia rispetto alla crisi energetica che stiamo vivendo, ha concluso Cirio. Parliamo di salute perché a Torino è in corso la settimana della salute mentale. Obiettivo far conoscere la complessità di questa tematica. Flash mob, incontri di poesia, dibattiti culturali sono sparsi sul territorio per trasmettere proprio l'importanza di questo evento che noi vi raccontiamo così. È iniziata a Torino la nona edizione della settimana della salute mentale, una serie di appuntamenti sparsi per la città. Sì, noi teniamo molto a questa settimana, a questo momento di incontro in cui parlare di salute mentale, ma parlare appunto di salute mentale, non tanto di psichiatria, e parlarne da tutti i punti di vista, no? Un punto di vista filosofico, poetico, artistico, di prevenzione, di spesa pubblica, di progetti innovativi. Questo è il nostro desiderio, quello di far conoscere alla popolazione la complessità di questo tema e farlo conoscere attraverso una filosofia che è quella di guardare agli eventi come eventi dell'umana sofferenza e dell'umana esistenza. Flash mob, tematiche diverse, cosa succederà? Sì, flash mob, poi ci sono incontri di poesia, ci sono proiezioni cinematografiche, ci sono laboratori di lettura per bambini, ci sono dibattiti culturali e soprattutto io direi la settimana si conclude il giorno 16 con un evento che dura tutta la giornata e che fa un affondo sull'inizio della cura e anche sui principi che sono scritti nel Manifesto Nazionale per la Salute Mentale che è stato sottoscritto all'unanimità dal Consiglio Comunale di Torino.
Cosa enuncia in particolare questo manifesto? Fa una denuncia del fatto che i servizi psichiatrici in questo momento sono molto concentrati sullo spegnere i sintomi e poco su dare senso all'umana esperienza e ritrovare una possibilità di vita. E per cui fa un appello perché in qualche modo si ripensi alla cura psichiatrica tenendo conto di questi fattori che ho appena detto. Andiamo ora a vedere la situazione Covid nella nostra regione, dove i nuovi casi positivi sono 5.170 e c'è una nuova vittima nelle ultime ore. Non c'è nessun nuovo ricoverato in terapia intensiva, dove rimangono 18 in tutto, mentre sono 33 in più nei reparti ordinari. Qua il totale è di 723. Restiamo in tema perché risale, come avete sentito anche dai numeri giornalieri, la curva dei contagi Covid in tutta la nostra regione, in tutto il Piemonte. Anche a Cuneo si assiste allo stesso trend di crescita, ma l'efficacia della campagna vaccinale sta contenendo i casi positivi alla quasi asintomaticità, riducendo le ospedalizzazioni. Sentiamo. Stiamo assistendo a una risalita dei contagi Covid. Per quanto riguarda Cuneo, qual è la situazione? Ma sostanzialmente è chiaro che aumenta la prevalenza nella popolazione generale e quindi Cuneo segue questo filone, nel senso che la positività, diciamo, che troviamo nei pazienti sta aumentando. Quello che è stata invece che la differenza fondamentale è che la campagna vaccinale dà ancora adesso dei risultati positivi, perché noi vediamo soggetti positivi ma che non presentano ovviamente il quadro, per fortuna, il quadro respiratorio a cui siamo stati abituati nel corso della prima, seconda e terza ondata. Il riscontro che abbiamo oggi dei pazienti positivi è legato al fatto che soggetti che devono essere ricoverati per altre motivazioni, dal trauma a problemi cardiaci eccetera, vengono sottoposti a tampone proprio in ottica di protezione dell'ospedale. E da questo tampone risulta spesso una positività assolutamente, come dire, insospettata dal punto di vista clinico. E questo, ribadisco, è veramente la prova provata dell'efficacia della campagna vaccinale, di quanto è stato fatto negli anni scorsi. Per quanto riguarda invece il piano terapeutico, quali sono stati i progressi? Beh, oggi abbiamo a disposizione moltissime armi, conosciamo meglio la malattia, si sono confermate valide delle terapie che abbiamo usato già nel corso della prima ondata, terapie antivirali, abbiamo dei farmaci che possono prevenire nei soggetti a rischio l'evoluzione negativa della malattia, ricordo gli anticorpi monoclonali, ma ricordo anche gli antivirali orali che vengono così utilizzati nelle fasi iniziali della malattia e nel caso malaugurato di sviluppo della malattia grave conosciamo meglio anche la fisiopatologia e quindi questo ci permette di trattarli con maggiore efficacia. Ora andiamo ad Alessandria, dove il sindaco Giorgio Abbonante ha nominato Giovanni Berrone, classe 59, come nuovo assessore della sua giunta. Già assessore della giunta Calvo dal 1997 al 2002, Berrone gestirà deleghe che sono relative a artigianato e agricoltura, commercio e mercati, rapporti con l'Agenzia del Demanio e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Andiamo a Novara, dove è stata inaugurata ieri, presso il centro di ricerche applicate Ipazia, la nuova sede della Biobanca dell'Università del Piemonte Orientale, una sorta di banca dati di materiale biologico utile ad indagare i processi di invecchiamento nella popolazione del territorio novarese. Vediamo come si muove questa biobanca. Un modello inclusivo e partecipato di comunità scientifica che coinvolge attivamente i cittadini, i ricercatori e le istituzioni. E questo è il principio su cui si basa la Biobanca UPO, l'infrastruttura dell'Università del Piemonte Orientale, per la raccolta e la conservazione di campioni biologici umani e dei dati clinici correlati, messi a disposizione della ricerca per comprendere i meccanismi molecolari dell'invecchiamento e delle malattie associate, come quelle neurodegenerative, cardiovascolari, metaboliche e neoplastiche. Il cittadino viene coinvolto attivamente perché è
partecipa in due modi. Il primo modo, più ovvio, è quello di fornire i suoi campioni biologici. Il secondo modo è quello di dare fiducia alla biobanca dando delle informazioni personali, compilando dei questionari sullo stile di vita, sulle abitudini e sulla storia clinica. Perché il cittadino è coinvolto? È coinvolto da un punto di vista anche etico, come una cittadinanza attiva, partecipa alla ricerca e protagonista della ricerca. Questo studio prevede di reclutare almeno 10.000 soggetti con un'età superiore ai 35 anni. Questo campione di popolazione è rappresentativo della popolazione totale novarese e rappresenta all'incirca il 20% della popolazione. La biobanca è in grado di raccogliere, trattare e conservare i campioni biologici e tutte le informazioni associate a questi campioni secondo criteri di qualità, di standard che sono riconosciuti a livello internazionale. Quindi i campioni e le informazioni possono essere utilizzate per una ricerca scientifica di qualità che dà dei risultati che hanno un impatto reale sulla salute delle persone. Ad Alessandria ora, dove è stato intitolato un parco cittadino pubblico al magistrato Rosario Angelo Livatino, assassinato dalla mafia. Il 21 settembre 1990 fu un agguato sulla strada statale di collegamento tra Agrigento e Caltanissetta. Rosario Livatino aveva allora 37 anni. L'intitolazione è stata proposta dal consigliere comunale Giuseppe Bianchini. Vediamo. Parco Rosario Angelo Livatino. Il consigliere Giuseppe Bianchini è il proponente dell'intitolazione del parco a Rosario Livatino. Ecco, come mai questa decisione, questa volontà di intitolare un parco che poi è stata accolta dal Consiglio Comunale? Perché mi ha affascinato la personalità di quest'uomo che, come ho già detto prima, ha fatto della credibilità esterna della magistratura un programma, perché lui ripeteva che la credibilità esterna della magistratura è un valore essenziale dello Stato democratico e l'ha dimostrato nel concreto, attivando ogni iniziativa, perché lui ripeteva anche il magistrato deve sapere condannare ma anche capire, e questo è molto importante perché il capire significa infliggere una sanzione equa. E poi aveva anticipato già 38 anni fa i temi che sono stati anche oggetto dell'ultima campagna elettorale, cioè quella della separazione delle carriere dei magistrati e poi il discorso delle porte girevoli della magistratura, cioè magistratura, politica, politica, magistratura. E ho proposto questa area per un semplice motivo che qui, come già accennato, a 30 metri c'è viale Giovanni Falcone, a 80 metri c'è viale Paolo Borsellino. E spero che dall'anno prossimo sia costante annualmente il ricordo di questi tre martiri della giustizia. Pietro Nava, il testimone del processo Livatino 1, fu però nel corso degli anni un po' abbandonato a se stesso dallo Stato. Ecco, vogliamo anche ricordare colui che risultò decisivo per la condanna degli esecutori materiali. Pietro Nava è fondamentale perché lui, come sapranno gli esperti, era un rappresentante di porte blindate di una ditta di Asti. Si vide sorpassare da una moto con due motociclisti a bordo e con la targa coperta. Quando vide una macchina con i vetri rotti, e guardando verso la scarpata brulla, vide uno che fuggiva e un altro che lo inseguiva con la pistola. Il fuggiasco era il Livatino, l'assassino e a quelli che poi sono stati deferiti alla magistratura. Però senza la sua testimonianza non si sarebbe arrivati subito ai colpevoli. Purtroppo l'ha pagata cara perché ha dovuto cambiare ripetutamente residenza e i suoi figli hanno dovuto cambiare cognome perché sempre ricercati dalla mafia per essere eliminati. Al termine della vita non vi sarà chiesto se siete stati credenti, ma se siete stati credibili. Apriamo la nostra pagina sportiva, lo facciamo con il calcio e soprattutto la crisi nera della Juventus dopo il KO l'ennesimo contro il Maccabi Haifa che l'ha fatta sprofondare in fondo al girone Champions. Nel post gara è intervenuto anche il presidente Andrea Agnelli che ha ribadito ancora una volta la fiducia ad Allegri, ma anche di provare vergogna. Squadra in ritiro alla Continassa fino al derby di sabato, almeno. Vediamo.
La Juventus rientra nel pomeriggio a Torino da Haifa in Israele, dove ieri ha subito una storica sconfitta che l'ha ricacciata in fondo al girone di Champions, a un passo dall'eliminazione. Oggi la squadra e lo staff andranno direttamente in ritiro alla Continassa, dove resteranno almeno fino al derby con il Torino di sabato pomeriggio. Da valutare le condizioni fisiche di Angel Di Maria, uscito ieri già nel primo tempo per un nuovo infortunio. Ma intanto Massimiliano Allegri resta, e questa è una delle poche certezze della Juventus, strapazzata anche dal Maccabi Haifa e ora con un piede e mezzo fuori dalla Champions. Non ci sono responsabilità individuali, è un problema collettivo, fisico, mentale, psicologico, e l'analisi del presidente Andrea Agnelli. Ora sono arrabbiatissimo, ha dichiarato nel postgara, e provo vergogna. Dobbiamo chiedere scuse ai tifosi. La Juventus è un gruppo di 80-90 persone, la colpa non può essere solo di uno se non si vince. Bisogna uscirne tutti insieme. Di esonero neanche a parlarne. Allegri, ribadisce Agnelli, è e rimarrà il nostro allenatore. La Juventus ha sempre fatto le verifiche a fine anno e così sarà anche questa volta. Nessun ribaltone dunque nell'immediato, ma diventa ancora più delicato il derby con il Toro di sabato prossimo. Dobbiamo guardarci negli occhi, ha sottolineato il tecnico Massimiliano Allegri. Ci farà bene avere più tempo per lavorare e per riposare. È un atto dovuto alla società, ai tifosi e a noi stessi. Per il tecnico non è una questione tecnica o tattica, ma di cuore e passione. A gettare la spugna, lui che è legato alla Juve da un contratto fino al 2025, non ci pensa proprio. È una sfida e quando la sfida diventa difficile è ancora più bella, ribatte il tecnico bianconero. Bisogna uscirne con coraggio, voglia e con grande passione. Tutti devono metterselo bene in testa. Per Quadrado la soluzione è una sola. Dobbiamo stare uniti. Dobbiamo dare non il 100%, ma il 200% e crederci finché avremo una possibilità. Commenta colombiano, ma soprattutto dobbiamo avere fiducia. In passato siamo già usciti da situazioni difficili, abbiamo la possibilità per farlo ancora. Serve voltare pagina più presto. E sull'operato di Allegri, Quadrado aggiunge, il mister sta facendo di tutto, ma siamo tutti una squadra e siamo noi in campo a dover dar di più, partendo proprio dai più esperti. Momento nero per la Juventus, che è anche tra i temi molto diffusi tra i tifosi del Torino, proprio perché arriva il derby e i Granata non hanno mai affrontato i cugini così in difficoltà prima di una stracittadina. Si parlerà di questo con la visione del derby, con la leggenda Granata, Natalino Fossati, che sabato non andrà allo stadio, ma sarà uno dei protagonisti della nostra diretta, lo speciale di Orgoglio Granata, aspettando il derby in onda su questa rete dalle 17 alle 22.30. Andiamo ad ascoltarlo. Natalino Fossati, grandissima leggenda granata. Questo sabato ci sarà il derby. Tu come lo vivi questa attesa? Beh, certamente ora non consumo come quando dovevo giocarlo il derby. Tra l'altro io non lo vado a vedere. Voglio stare con l'amico Costa e lo guardo qui con lui alla televisione. Spero che porti bene. Ma prevedo una partita anche, direi, abbastanza gagliarda, visto che ci danno già per sconfitti. Quando una squadra dicono che è sconfitta, tira fuori il meglio di se stesso. La Juve quest'anno non sta facendo bene, e noi pure. Non dico prevedo un pareggio. Io come Granata prevedo sempre, anche giocando poco bene, vincere, perché i tifosi se lo meritano. Certo, riguardo la formazione, chi pensi possano essere i probabili giocatori? Trascurs, Buongiorno? Ma io, per esempio, sotto Buongiorno c'è tanti che non... Io li farei giocare tutte e due, l'ho detto prima. Perché non possono giocare tutte e due? E vi ricordiamo che dal 28 ottobre sarà possibile sciare. Anche quest'anno la pista di sci da fondo di Riale a 1800 metri di quota, frazione del comune di Formazza nel Verbano Cusiossola, sarà tra le prime in Italia ad aprire al pubblico. La neve dello scorso inverno, infatti stoccata e conservata, una volta ribattuta si trasformerà in una pista di 2,5 km. Ora vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro partner Trebi Meteo, poi a seguire ospite Chiara Rivetti di Anao Assomed per parlare di sovraffollamento dei pronto soccorso, barelle nei reparti, medici delle cooperative. A seguire non perdetevi una nuova puntata della rubrica Il Gastronomo. Per ora grazie per averci seguito, restate con GRP Televisione e con la sua programmazione.
Ritrovati all'approfondimento di TG Piemonte, il sovraffollamento di pronto soccorso, la ripresa del Covid, numeri in crescita, le barelle nei reparti, i medici delle cooperative. Abbiamo tantissimi argomenti da trattare quest'oggi con la nostra ospite. Diamo il benvenuto alla dottoressa Chiara Ribetti, segretaria ANAO Assomed Piemonte. Benvenuta, benvenuta dottoressa, grazie. Grazie, grazie a voi dell'invito. Abbiamo grazie. Detto tantissimi argomenti, per cui partiamo subito. Da quale argomento possiamo partire? Dalle barelle nei pronti soccorsi, da questo sovraffollamento di cui torniamo ad occuparci? Sì, iniziamo dalla porta d'ingresso degli ospedali, che è il pronto soccorso e che probabilmente è di fatto il reparto più critico. Già adesso che siamo alle porte dell'inverno, diciamo che gli ospedali non registrano ancora il sovraffollamento che probabilmente vedremo tra qualche mese, quando ci saranno le epidemie influenzali e magari aumenterà anche il Covid, ma i problemi in pronto soccorso iniziano già ad esserci. Si registrano barelle, pazienti in attesa e quindi delle tentativi di risolvere l'attesa di un posto letto in pronto soccorso con proposte che noi, per esempio, come sindacato NAO abbiamo piuttosto criticato, nel senso che quando i pazienti per i quali si è deciso di procedere al ricovero devono aspettare un posto letto in un reparto, una delle proposte è quella di spostare proprio la barella nei reparti stessi in modo da decongestionare il pronto soccorso ed evitare l'accumulo di barelle sotto, distribuire un po' questo disagio nei reparti. Questa è una delle proposte che è stata fatta, a nostro avviso è una proposta, diciamo, tampone, una di quelle soluzioni che di fatto non risolvono il problema, perché in Piemonte quello che servirebbe, almeno a nostro avviso e dai dati che abbiamo analizzato, è quello di aumentare i posti letto per acuti, certo, aumentare il personale, cercare di potenziare il territorio affinché in qualche modo le persone, soprattutto i codici di gravità più lievi, trovino delle risposte sul territorio dal medico di famiglia. Adesso le famose case di comunità che sono previste dal PNRR non ci sono ancora, non si sa se ci saranno mai, solo il 30% dei medici di famiglia lavora in gruppo e questo fa sì che spesso tante risposte ai bisogni di salute si trovino nei pronto soccorsi. Abbiamo fatto il calcolo che degli accessi il 15% sono codici bianchi, il 70% sono codici verdi, una parte anche dei codici verdi probabilmente si potrebbe gestire sul territorio. E quindi queste sono tante iniziative che ovviamente richiedono investimenti anche finanziari e quindi non sono a costo zero. Quindi il sovraffollamento del pronto soccorso ci ha spiegato qual è la vostra richiesta, però un'altra criticità davvero importante è il fatto che i reparti sono pieni. L'altro problema. Anche queste barelle dove potrebbero essere collocate? No, cioè il problema è proprio questo, nel senso che la barella in reparto rimane barella, cioè non è un posto letto, rimane una barella. L'idea è che magari riesca a essere diluito il disagio invece di averne 20 in pronto soccorso se ne hanno due in reparto. Il fatto è che sarebbe necessario aumentare i letti in reparto o ancora aumentare i posti letto nelle lungodegenze. Anche in questo senso abbiamo visto che spesso nei reparti ci sono dei pazienti stabilizzati che quindi in qualche modo hanno superato la fase acuta che ha richiesto il ricovero, ma aspettano un posto letto in lungodegenza perché sono anziani e non autosufficienti. Questi posti letto sono ridotti di ben un terzo negli ultimi 10 anni, nonostante siamo, devo dire, rispetto alle altre regioni in Italia, quelli con un numero ancora relativamente alto di posti letto in lungodegenza sulla popolazione. Tuttavia parte di questi posti letto sono nelle lungodegenze sono vuoti, quindi effettivamente qualcosa si potrebbe fare per favorire il trasferimento degli anziani ormai stabilizzati, non autosufficienti, nelle lungodegenze e così liberare dei posti letto per chi invece in questo momento aspetta una diagnosi, una terapia e la sta aspettando su una barella.
Assolutamente, e poi stiamo assistendo i numeri che abbiamo anche dato proprio nei nostri, nelle nostre edizioni di TG Piemonte, lo evidenziano, il Covid ha ripreso anche a correre. Sì. C'è questa nuova variante Centaurus che è comunque molto contagiosa. È una variante molto contagiosa, in Piemonte registriamo il 24% di tasso di positività. Per fortuna continuiamo a vedere che i vaccini funzionano, non funzionano sul rischio di contagiarsi o di contagiare, ma certamente prevengono le forme più gravi di malattia. Infatti ad oggi in tutto il Piemonte, nonostante l'elevato tasso di positività, abbiamo solo 18 posti letto in rianimazione occupati. Questo vuol dire che rispetto a quello che era il 2020 i vaccini hanno fatto decisamente la differenza. Purtroppo ci si contagia, soprattutto i pazienti un po' anziani o fragili o polipatologici rischiano comunque di avere delle sindromi influenzali o bronchitiche che possono poi richiedere, se non il ricovero, comunque una terapia significativa. Ecco, dottoressa Rivetti, un problema del Piemonte, ma non solo del Piemonte, è il fatto che manchino comunque i medici, oppure medici, vostri medici che scappano dai reparti d'urgenza. Questo è un altro grave problema ed è un problema che si collega al sovraffollamento, sì, che si unisce alla carenza dei posti letto. Noi abbiamo calcolato che negli ultimi 10 anni in Piemonte ci sono circa 500 medici in meno. Dei medici ospedalieri che ci sono, molti hanno, noi abbiamo un'età media avanzata come medici ospedalieri, quindi molti sono in procinto di andare in pensione ed è molto difficile sostituirli. Per di più, per essere assunti in ospedale è necessario avere una specializzazione ed è di questi giorni la notizia che i ragazzi neolaureati hanno preferito specialità che lasciano degli sbocchi verso un'attività privata e in pochi hanno scelto per esempio la medicina d'emergenza-urgenza, che sarebbe la specialità che consente di lavorare nei pronto soccorsi. La metà delle borse di studio per la medicina d'emergenza-urgenza è stata non assegnata e questo è un pessimo dato, che vuol dire che anche i ragazzi si rendono conto che il lavoro in pronto soccorso e nei reparti comunque è un lavoro molto disagiato e quindi preferiscono optare per scelte differenti che quindi gli consentono anche una maggiore conciliazione con la famiglia o delle scelte alternative oltre all'ospedale. Per quanto riguarda la medicina d'urgenza, quali potrebbero essere le soluzioni per incentivare anche i giovani ad abbracciare appunto questa branca della medicina, peraltro così affascinante e così importante, fondamentale, perché si salvano vite umane? Sono d'accordo, è un lavoro molto bello, è un lavoro entusiasmante, affascinante e quindi io sono medico d'urgenza e quindi lo posso testimoniare, è assolutamente uno dei lavori secondo me più soddisfacenti. Il problema è che è oggettivamente usurante per il rischio di aggressioni, di denunce, per i numerosi turni notturni, festivi, e proprio perché c'è questa carenza di personale che spesso viene compensata con dei medici a gettone, questi famosi medici delle cooperative, per cui abbiamo una copertura dei turni poi di fatto che evita la chiusura dei servizi, ma compromette questa esternalizzazione alle cooperative dei turni, compromette l'efficacia delle azioni, l'equilibrio anche del gruppo, perché i medici che vanno e vengono ovviamente fanno difficoltà a inserirsi in un'equipe, fanno difficoltà a formarsi ed aggiornarsi, quindi è molto complicato. E cosa si può fare? Si potrebbe per esempio riconoscere il lavoro in pronto soccorso come lavoro usurante, cercare di anche remunerare di più le notti e i festivi in modo che siano più attrattivi, e poi eventualmente pensare ad una legge sulla responsabilità civile e penale del medico di pronto soccorso. E poi tutte le cose che effettivamente dicevamo prima, cioè potenziare il territorio e aumentare i posti letto in modo che in pronto soccorso non si formi questo effetto imbuto con tutti i malati concentrati lì che aspettano di essere ricoverati. Ecco, in pochi sanno forse questa questione dei medici a gettone nel pronto soccorso gestiti alla fin fine dalle cooperative.
Eh sì, purtroppo invece è una realtà che c'è da qualche anno, ma si sta progressivamente diffendendo e ormai ubiquitaria in quasi tutti i pronto soccorsi del Piemonte, eccetto veramente pochi, due o tre, le Molinette, il San Luigi, Pinerolo, Cuneo, l'ospedale di Cuneo. Per il resto praticamente ovunque il personale del pronto soccorso è affiancato da medici delle cooperative, se non che proprio tutti i medici che lavorano in pronto soccorso sono medici delle cooperative. Questo vuol dire che un medico che spesso arriva da fuori regione, quindi arriva in Piemonte, fa una serie di turni consecutivi e poi si sposta tra ospedali o torna a casa fuori regione, e quindi i rischi sono un po' che faccia tanti turni consecutivi e che quindi non venga controllata, cioè non venga rispettata la normativa sui riposi, che poi alla fine consente anche di avere una prestazione psicofisica adeguata al peso del lavoro. E poi sono colleghi che non sono inseriti in un'equipe, non conoscono bene l'ospedale e che peraltro non vengono valutati nella loro formazione, perché quando un ospedale assume un medico fa un concorso e quindi lo valuta con uno scritto, un orale, perché venga assunto. Invece i medici delle cooperative di fatto non vengono valutati. Abbiamo ancora una manciata di secondi, dottoressa, mi sarebbe piaciuto chiedere qualcosa in merito all'edilizia sanitaria, come possa influire anche sulla vostra professione. Insomma, l'ultimo episodio è stato il crollo di un controsoffitto all'ospedale Molinette, poi comunque ci sono altri ospedali, strutture obsolete, macchinari anche che andrebbero rinnovati, quindi cosa chiedete adesso in prima battuta alla regione, ovviamente, perché con loro vi interfacciate? Ah sì, chiediamo che certi ospedali come l'ospedale unico dell'ASL 5 o il nuovo parco della salute vengano messi in cantiere con una certa solerzia, perché davvero lavorare in strutture fatiscenti crea anche delle gravi problematiche ai pazienti. In alcuni ospedali, per esempio, gli specialisti sono solo in un ospedale e non in un altro, quindi unendolo in un unico ospedale si potrebbe avere anche migliorare la qualità delle cure. Ecco, magari su questo argomento torneremo un altro approfondimento. Intanto noi ringraziamo sempre di cuore la dottoressa Chiara Rivetti, segretaria NAO Assomed Piemonte. Grazie, dottoressa, per il lavoro che svolgete quotidianamente negli ospedali. Grazie alla dottoressa Rivetti, grazie a tutti i nostri telespettatori.